I've been all around the globe trying to protect your soul. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Silverstone, uno dei tempi della Formula 1, circuito nato dalle macerie di un aeroporto dove decollavano gli aerei, e vedremo chi, stasera, decollerà verso la gloria. Giù la visiera con Kowalski e via. Curva 1, Abbey si percorre in pieno in ottava, è importante stare stretti per fare in pieno anche la Farma, a sinistra, e per ora è la prima staccata, la Village, dopo i 100 si scala in 100. Poi richiama a sinistra scalando ancora una marcia per la The Loop e poi full gas percorrendo prima la Line 3 e poi la prima zona DRS. Cada poco prima dei 50 metri per la Brooklands, curva doppio raggio e poi la difficilissima Luffields, curva a destra.
Cioè, Bova? C'è. Lena? C'è. Qua con Jim? C'è. Tiga? C'è. Merlo? C'è. Kimi? C'è. Cosmi? Cosmi, Cosmi, c'è. Davidino? Davidino c'è. Alemain? Ci dovrebbe essere. Eccolo qua, Davidino. Adesso è entrato anche... Chi è che è entrato adesso? Ah, Alemain. Ok, Alemain, perfetto. E Matteo Blan? Matteo Blan ci dovrebbe... Okay. Eccolo qua, c'è. Perfetto, diamo il via. Ok, dai. Ok, perfetto. Allora, intanto ringraziamo MaxF1 che è diventato follower, grazie mille. Vogliamo ringraziare ancora Mystic che ha rinnovato per il quarto mese la sub, quindi grazie, grazie ancora. Grazie anche a Mickey Leclerc, grazie per esserti iscritto. Quindi adesso... grazie a Saviet Cash. Grazie ragazzi, grazie veramente per il supporto. Adesso partiamo con la qualifica breve. Ragazzi, non vi riesco a stare dietro. Grazie a Twitch Saza. Grazie mille ragazzi, veramente per la fiducia. Adesso partiamo con le qualifiche. Quindi questa sera non qualifiche brevi, scusate, non qualifiche complete visti i numerosi assenti, ma facciamo delle qualifiche brevi da 18 minuti. Cerchiamo così di recuperare il tempo perso. Attenzione, mi dice Alex Liga è crashato, gli si è spenta l'Xbox. Attenzione, subito. Un attimo, arrivo. Però la sessione adesso è partita. Allora, entrerà, vabbè, direttamente per la gara. Tanto Silverstone comunque è un circuito che consente di poter recuperare. Dispiace ovviamente per Alex Liga, però si è già fatto anche tardi. Forse c'è da dire che prima il discorso di far ritirare tutti senza far disputare un giro, forse è per quello che il gioco li ha mandati tutti in gara. E quindi sicuramente la prossima volta, se prendo questo genere di decisione, devo ricordarmi di far fare a qualcuno, benissimo, a qualcuno un tempo sul giro. Intanto vediamo che colpo di scena, subito c'è una pioggia. In cabina di commento con me questa sera c'è Alessio. Buonasera Alessio. Buonasera a tutti ragazzi. Allora Alessio, parlaci un attimo di Silverstone. Tu che comunque sei un pilota di un certo livello, quali sono i segreti per poter andare forte su questo tracciato? Silverstone è, diciamo, una delle piste dove piste più veloci, dove è molto facile in un campionato dove ci sono almeno 4-5 piloti vicinissimi tra di loro, che si crei purtroppo il trenino, ecco, il famoso trenino, dove purtroppo, come sappiamo, è difficile superare. Allora, c'è una prima e una seconda parte molto veloci, dove, diciamo, chi riesce ad avere una buona trazione in uscita, a sfruttare la trazione in uscita di curva e ad avere comunque un buon bilanciamento e una buona velocità di punta sul dritto, riesce a imporsi. Però poi arriva un'ultima parte che, anche magari se formata da due o tre curve, sono comunque due o tre curve molto forti, perché cioè molto, molto difficili. Perché come la Stoke è una curva, un curvone lungo a destra, però che si percorre in sesta, si deve cercare subito il prima possibile l'accelerazione da centro curva in poi, si va quasi full gas dopo aver scalato due marce, e poi ovviamente ci sono le ultime due curve dove devi cercare di prendere sempre devi cercare di prendere bene il punto di corda, perché altrimenti se non riesci a impostare bene la prima, purtroppo di conseguenza non riesci, prendi male anche la seconda, e lì se non le riesci a fare bene perdi veramente tanto tempo. Quindi bisogna cercare il giusto compromesso tra velocità di punta, ma anche diciamo quel giusto
carico che ti permette di far bene anche l'ultimo settore di questa pista. Ti faccio un'altra domanda. Queste condizioni rendono sicuramente la pista molto più complicata perché è difficile forse trovare una quadra col bilanciamento. Sì. Tendenzialmente, cosa si fa per migliorare e rendere più sincero il comportamento della vettura per riuscire a ottenere una prestazione poi in maniera più semplice e agevole? Allora, diciamo che non è mai facile, ecco, diciamo che se è una gara asciutta, secondo me si dovrebbe sempre tendere ad andare come posso dire, su una scelta di un assetto d'asciutto, perché poi alla fine comunque, come sappiamo, è in gara che contano i punti. Ah, sul bagnato, diciamo, si deve cercare sempre di essere il più puliti possibile, cercare sempre tutti i punti di corda bene, cercare un'accelerazione lineare, perché se provi a forzare subito non concludi niente. Ecco, diciamo che devi cercare di gestire bene queste condizioni, di adattarti il prima possibile, perché essendo comunque adesso 17 minuti di qualifica, adesso anzi anche meno perché mancano 14, insomma è sempre difficile riuscire a trovare il giusto feeling sul bagnato, Ti ecco. chiedo intanto anche una cortesia, se riesci a invitare Alex Diga, Alex Team. che praticamente dovrebbe essere crashato prima, quindi se riusciamo a invitarlo, anche lui riesce almeno a prendere parte. Allora, intanto vediamo, Lo io si sto per vedo. invitare C'è adesso. Davidino che è nel giro veloce, una fattura ERS 2, poi va in 0 per il tratto guidato. Ricordiamo che Invitarlo al gioco? sì, invitarlo al gioco, sì. Allora, io Ok, ricordo che fatto. queste condizioni sono particolarmente complicate per questa categoria, proprio perché in questa categoria non è consentito alcun aiuto alla guida. Voi capite bene che guidare senza trazione, col cambio manuale, senza ABS, ovviamente in condizioni da intermedie, è veramente veramente complicato, richiede una sensibilità che non tutti hanno e di conseguenza c'è da rendere merito a questi piloti che comunque insomma si cimentano nel gioco al massimo, come posso dire, al livello più difficile di simulazione. Più che altro con tutti questi curvoni, ed essendo una pista molto veloce, ci sono molti tratti che è sempre difficile riuscire a capire se puoi fare in pieno, come ad esempio adesso curva 5 che sto affrontando qui a Settichini, perché potresti fare, ma devi cercare al tempo stesso di capire come risponde il posteriore della macchina. Perché è molto facile perderlo in queste curve, sia qua che proprio all'ultima curva, prima del traguardo, che è un'uscita, farlo destra, però lì un pochino il piede lo deve alzare perché ha una piega maggiore rispetto alla curva che precede la fine del primo settore, quindi bisogna comunque stare molto attenti, e soprattutto anche in prossimità delle Maggots e Beckets. Tanto Kimi per ora fa segnare un 1,35 e 298, non si migliora nel primo settore in questo giro, Anche il giro quindi tagliato. tanto salutiamo anche Ario, non si sta migliorando nel primo settore, fa un 29,9, un 42,2 nel secondo settore, non è in modalità push, di conseguenza andiamo su Alemine che Alemine sta facendo molto bene in questa prima fase di stagione. Si migliora, fa il suo personale verde nel primo settore con 30,018. Vediamo, è Fuchs nel secondo settore con 39,088. Vediamo come va a chiudere questo giro. Questo è purtroppo uno degli errori che i piloti qua 1,35 502, tendono. che tempo interessante, lo piazza al secondo posto. E attenzione perché Kimi è on fire. Per ora prima posizione provvisoria. Tanto andiamo anche a leggere il chattino. Stavi dicendo, Alessio? No, diciamo che nella loro guida, nel loro, diciamo, cercare il limite,
Vedo sempre che i piloti tendono a fare un po' lo stesso errore, ovvero tirare le marce basse in uscita di curva quando lo short shift, soprattutto in regime di pista bagnata, ti aiuta molto di più. E Tanto c'era comunque Tiase un'avventura. Hakimi, essendo uno abituato a farlo, diciamo, ha un piccolo vantaggio adesso in queste condizioni. E intanto Alex Diga riesce a prendere il via della pista dopo essere crashato. Questo devo dire che è un bel upgrade del gioco. Ci sono parecchi bug che devono sistemare, però il fatto di poter recuperare la vettura anche se non sei dentro nella sessione, credo che sia un bel vantaggio. Tanto come sottolinea Ari Di Rienzo, lui non disputerà la qualifica, partirà dall'ultima posizione proprio Oh, per la. Lena, Lena, Lena che la perde all'uscita delle Beckets. Però fortuna riesce a riprenderla. Allora, Cosmi intanto si porta in quarta posizione provvisoria 1.36.855. Stavo dicendo, Ario Di Rienzo purtroppo è penalizzato. Tanto Kimi si migliora ulteriormente, pochi millesimi per lui. Però 1.35.298 era il tempo precedente, adesso fa 1.35.207. Quindi si migliora di un decimo scarso. Stavo dicendo. Allora, vediamo i piloti, tra l'altro che non hanno ancora tempo. C'è Matteo Blin, vediamo il monitor dei tempi. Sta facendo i suoi migliori intertempi nel primo settore, 30-0, però è in ritardo di 3 decimi da Kimi. Poi tempo alto nel secondo settore, 56-1, credo abbia alzato il piede. Infatti è in modalità Air 0. Andiamo a vedere a questo punto Merlo 984 che mi ha avvisato che questa sera è dolorante alla spalla. E quindi stringerai i denti per provare a dare il massimo. Arriva con 1.39.096 e Guadagna una sono posizione. sì, guadagna posizione su tutti i vicini. I piloti, tra virgolette, vanno a slot. Ci sono tre piloti sul 35, due piloti sul 36, uno sul 37, uno sul 38, tre sul 39. Poi un tempo alto di Mercot Candle 1.51. Vediamo se Matteo Blan non è ancora nel giro veloce. Alex Diga, vediamo se si sì, inizia questo momento il suo giro veloce. Andiamo in onboard con lui per notare tutte le sue difficoltà. Oh, la Guarda, perde quasi qua qua. Tra all'uscita di curva 2. l'altro mi sembra, in questo momento mi sembra che stia giocando col pad, o sbaglio? Alessio, tu che hai più l'occhio. Eh sì, da questa curva qua che ha affrontato adesso si capisce bene perché ha fatto, Tanti l'ha strizzato più scatti. volte. Esatto, ha dato tanti scatti, quindi da qua si capisce che stai guidando col pad, probabilmente magari avrà avuto qualche problema col volante, niente, ha deciso di provare col pad, però sappiamo sempre le difficoltà che si hanno nel, diciamo, riprendere il pad dopo un po' di settimane che insomma ti sei allenato col volante, ecco, hai girato col volante, quindi cerchiamo un po' di dargli un po' di tempo, se riesce magari poi a mettersi lì in zona con Merle, qua con Jimmy, dove solitamente è. Sì, sicuramente avrà l'occasione per risalire dal fondo e soprattutto, dato che gli si è spenta l'Xbox, avere l'opportunità di rientrare in sessione e disputare la qualifica. Stavo appunto dicendo che secondo me è un bel upgrade che hanno fatto. Peccato per tutti i bug che però sembra poco alla volta e pian pianino stiano risolvendo. La strada per avere un gioco stabile è ancora lunga, ma speriamo che ci lavorino e che decidano poi di trasportare anche questo gioco sulle nuove console di nuova generazione in attesa che poi esca il 2021. Alex Diga Intanto Kimi arriva si a sta migliorando di 1.39, tanto anche. però viene nel giro tagliato. Attenzione perché sì, Kimi si migliora a 39.0, fa fucsia nel secondo settore. Vediamo come va a chiudere questo giro. Addirittura 1.34,8. 1.34.883 e rifila 7 decimi a Alemine, Davidino terzo, Veramente in attenzione, palla Kimi in questa Kimi, qualifica, attenzione, forse bravissimo. setup da bagnato estremo. La bagnata estrema, addirittura. Ma non so, mi sembra andare. È vero che secondo me, e io di questa cosa ne sono sempre stato convinto, sul bagnato il pad ha un qualcosa in più. Questa è una cosa, la mia convinzione, nessuno me la toglierà, nel senso che secondo me il pad di per sé ha un po' un aiuto guida e sul bagnato, secondo me, questo aiuto guida fa la differenza, soprattutto in questa modalità.
in questa categoria dove non è concesso alcun aiuto alla guida. Quindi, secondo Guarda, me. allora, ad essere sincero, io per come la penso ci sono degli aspetti che favoriscono il pad e altri che favoriscono il volante. Quelli che possono favorire il volante sono, diciamo, una buona gestione nell'angolo sterzo quando vai ad affrontare la curva e soprattutto in staccata. Il pad più che altro è predominante magari quella che può essere la trazione in uscita di curva, però comunque anche sul bagnato bisogna calibrare bene la staccata e bisogna calibrare bene anche l'inserimento in curva. Cosa che col pad non è facile, l'abbiamo visto prima con Diga che comunque fatica nelle curve veloci, ha sempre questi piccoli scatti che comunque con sugli assetti chini, adesso nel suo onboard non fa. Quindi bisogna anche comunque gestire, diciamo, quelli che sono i vantaggi e cercare un po' di sopperire anche magari a quelli che sono un po' i difetti, ecco. Però di ogni oggetto, sia che sia un pad o volante. Tanto Matteo Blan non inquadrato scavalca Davidino per un millesimo e si porta in terza posizione provvisoria 1.35.753 contro Davidino che fa 1.35.754 ed è in pista per provare appunto a rispondere 4 minuti e 30 al termine della qualifica, come abbiamo detto, disputata proprio in una modalità differente dal solito per ovviare alle numerose assenze che purtroppo ci sono questa sera. E insomma, adesso vediamo se arriva la risposta di Davidino. Certo è che Kimi con questo vantaggio sembra il favorito per la pole position, anche se Alemany in questo momento fa il suo miglior crono nel primo intertempo con 29.825. Non è fucsia, ma è verde ed è un tempo credo molto interessante, quasi in linea a quello di Kimi. E comunque Omar, ti segnalo che anche un altro pilota è andato sul 35, Lena Filato, che si è messo a pochi centesimi da Anche Davidino lui e sì, si è Matteo Blanc. messo nel gruppetto a pochissimi millesimi, in 30 millesimi, 30, no, meno 28 millesimi sono tre piloti, quindi qualifica molto combattuta. Tanto Alemany. Alemine che qua ha leggermente peggiorato nel secondo settore, ha perso qualcosa, circa un decimo. Vediamo cosa riesce a fare Sì, qua nell'ultimo infatti fa settore. 39,2 e non è il suo migliore. Va a affrontare le ultime curve, Alemine. Diamo uscita, approccio molto buono qua. Diamo, bravissimo. E per un decimo, anzi meno di un 1.34 decimo. ha fatto veramente tantissima differenza nell'ultimo settore facendo un fucsia con 25.876. Deve sistemare un pochino il secondo settore se vuole impensierire a Kimi. Kimi forse ancora uno shot se esce subito. Vediamo se ce l'ha anche un carburante per fare un altro tentativo anche le mani, perché comunque si è messo veramente Io vicino. starei Davidino Meno di che 40 millesimi, no, 41 millesimi sono. Lena sta rientrando nei box, quindi a questo momento starei su Davidino che si sta migliorando di 2 decimi. Mezzo secondo alla fine del secondo settore, mi legge qua il delta di Davidino. Fa il suo migliore intertempo nel primo settore con Leggera correzione. 29.753. Vediamo, buono l'approccio anche qua della penultima curva, un'uscita abbastanza buona, non fa correzione. Piccola correzione qua al traguardo, Oh, ah, Davidino, anche lui sul 34,9. 1.34.954, lui ha fatto fucsia nel secondo settore con 39,025, chiude il giro con 26, e il terzo settore 26,176, molto Però molto. peccato perché aveva fatto una correzione proprio all'ultima curva, pochi metri prima del traguardo. Secondo me ha perso quel mezzo decimo lì. Vediamo se avrà benzina per fare un ulteriore giro. Certo è che si stanno migliorando tutti, forse è sintomo che anche la pista sta migliorando il suo livello di grip. A breve partirà col giro Blan. Anche Lena scende in pista per il suo ultimo giro. Attenzione, Alemany, un po' sorpresa, 1.34.689 Buono. e facendo fucsia dove prima non era riuscito, facendo 38.941 nel secondo settore e va a segnare il miglior crono con 2 giri su questa mescola. Tanto io sto sull'onboard di TST Kimi che si sta per lanciare, è qua l'ultimo rettilineo del DRS. Tanto Davidino credo che sia in un ulteriore giro push. No, No, ha ne ha alzato il mollato. piede. Ha mollato adesso. Vediamo allora Alemany.
C'è Kimi che si sta per lanciare. Forse Alemany sta invece ancora spingendo, anche se 30,8 nel primo settore è un crono piuttosto alto. E andiamo a seguire Kimi. E c'è anche Matteo Blanc che si sta migliorando. Si migliora nel primo intertempo, ma di pochissimo, proprio una manciata di millesimi. Vediamo come Un arriva Cops. centesimo. Buono l'approccio. Ah, leggermente mancato qua il punto di Sì, corda, era un anche po' in qui. Però ritardo con la linea, non perfetta questo comunque cambio di mezzo secondo di direzione. miglioramento al suo. È interessante, 4-10. fa 39,1, miglior crono l'ha fatto Alemany nel giro precedente con 38,9, però non è male. Attenzione, Kimi fucsia nel primo settore, 29,7, si accende la qualifica proprio Migliora quando di qualche finisce il centesimo. tempo. Vediamo come chiude il giro Matteo Blane e poi andiamo subito su Oh, Kimi. piccola correzione qua in uscita per Matteo Blano, andiamo un po' a vedere il traguardo. Ha perso, ha perso, ha perso. Si è migliorato. Ha perso tantissimo nell'ultimo settore. 4 Attenzione decimi perché però ha Kimi è on guadagnato. fire, fucsia nel primo settore con 29,727, vediamo come arriva nel secondo In prossimità il settore. secondo settore, Kimi, vediamo. Vuole la pole position, ci prova, si migliora Perde di qualcosina, però 3 è ancora millesimi, davanti. deve fare un super terzo settore. Tanto ringraziamo Checco12 per essersi iscritto al canale, grazie mille, vediamo Kimi che arriva. L'ultima curva, Ultima trova curva, del traffico ma è lontano. buono l'approccio, ha preso bene la prima curva, bene anche la seconda, vediamo qua in uscita, Qua traziona buono, bene, dovrebbe essere vediamo, traziona giro bene qua, buono. 1,34,9. peccato, Non si migliora per non una si manciata di migliora millesimi. neanche, Però e attenzione comunque. Davidino, che si sta migliorando di 3 decimi addirittura, potrebbe soffiare la polla dalle mine, leggera correzione in uscita per Davidino, che È 1,34,4 Davidino! per Davidino che gliela frega all'ultimo. Pazzesco, all'ultimo colpo Però di scena. attenzione, attenzione Omar, che c'ha le mani che sta migliorando, quasi 3 decimi anche lui. È una qualifica che non finisce mai di soffrire, di offrire. Spettacolo. Esatto, vediamo come va a chiudere questo giro. E poi forse Matteo Tre Blanc sta facendo anche un curve. altro giro. Vediamoci. Abbastanza buono l'approccio della terz'ultima, buona la penultima, vediamo qua in uscita. Ultima curva. Ah, Attenzione, correzione la ancora perde. una volta, si prende con quella pole position. È combattuta. Vediamo perché Bravissimo. Matteo Blanc non è in lizza per la pole position, ma si sta comunque migliorando. Quasi tre Vediamo decimi anche lui, come va a vediamo. chiudere, 34 a. 1,35,0, quarta posizione. Non basta. Vediamo Lena. Lena rientra ai box e quindi, dopo un finale concitato, finisce qua la qualifica. Bella, è stata divertente. Forse più intensa che la qualifica completa. Peccato gestire 20 macchine con la qualifica breve, però io penso che a livello di intensità la qualifica breve sia molto più divertente da vedere, soprattutto se sono queste condizioni. Intanto andiamo a vedere un pochino il chattino che fino ad ora, visto quanto è stata intensa la qualifica, l'abbiamo un pochino trascurato. Allora qua vediamo che ci sono parecchi sostenitori di Blan, che comunque partirà in quarta posizione, quindi sicuramente avrà l'occasione per provare a recuperare in gara, anche perché quel che sembra di aver capito, molto probabilmente lui ha un setup più improntato per la gara e da quello che ho letto nei commenti del gruppo sembra andare anche piuttosto forte. Io Comunque. però Omar non escluderei anche Lena Filato perché oggi sono stato un po' in gruppo con lui e mi ha detto che in gara si sentiva molto bene, quindi non mi sento di escluderlo, se non dalla lotta per la vittoria, almeno dalla lotta per il podio. Allora, andiamo a ricapitolare questa classifica di questa qualifica. Alemany 123, prima posizione 1,34,303, Davidino 1,34,490, Kimi 1,34,883, Matteo Blan, Lena Filato, Cosmi, Alex Diga, LT Line, TST Alex Bova, Merlo, TST Giuliano, TST Qualcongi, Mercol Candle, Ario di Rienzo e infine a chiudere, sì. Sì, chiudiamo. Ma Diga dove ha messo? Ah, ok, era su in alto, no, mi ero perso Diga. Allora, piccolo stop and go per noi. Ci vediamo proprio tra qualche istante per la partenza del Gran Premio. Abbiate qualche istante di pazienza, facciamo un piccolo spot. Ciao,
Se ti piace quello che facciamo e vuoi supportarci in una maniera concreta, puoi farlo andando sul nostro sito internet tspfonoracing.com o tspfonoracing.altervista.org. Puoi farlo tramite donazione PayPal, cliccando sul link come vedi nel video, digitando l'importo e poi semplicemente andando a fare il login sul tuo account. Altri metodi sono tramite gli acquisti, esempio Amazon. Clicchi sul link, dopodiché devi semplicemente cercare nella barra di ricerca l'articolo desiderato e metterlo nel carrello, concludendo l'acquisto. Altro sistema, eBay, che funziona esattamente come Amazon. Dopo aver cliccato sul link fai tutti i tuoi acquisti. Allo stesso modo, anche per Instant Gaming, si clicca sul link e si fa l'acquisto. Qui si possono trovare tanti giochi a prezzi vantaggiosi. Oppure, un altro sistema è, se ti piace ovviamente sostenerci e portare con te il nostro logo, il nostro nome, allora puoi andare sullo store che abbiamo appositamente creato, dove troverai una serie di indumenti targati TSPF No Racing personalizzabili nel numero e nella gamer tag. Troverai anche cover artistiche, accessori di vario genere che possono essere cuscini, salviettoni da spiaggia, tazze, insomma chi più ne ha più ne metta, ce n'è davvero per tutti i gusti. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ed eccoci tornati in live mentre i piloti definiscono quelle che sono le loro strategie di gara. Andiamo a vedere quella che è la classifica provvisoria del campionato. In prima posizione c'è il commentatore, che nonostante essersi ritirato è ancora primo in classifica, ovvero Kowalski. Sei ancora primo in classifica. In seconda posizione saranno però felicissimi i tanti sostenitori di Matteo Blan, che sono sempre numerosi e li ringraziamo per seguire la gara. Ma attenzione, perché Alemine è lì, non è molto lontano, ed è, gli parte davanti e parte in pole position questa sera. Anche Davidino, nonostante nell'ultima gara abbia avuto un incontro ravvicinato col muro di Spielberg, Red Bull Ring è ancora lì pronto, e a seguire Cosmi, l'ore pro che questa sera è assente, ma sicuramente lo vedremo domani sera bello caldo per la gara del stato corso competizione. Poi abbiamo Cosmi, Kimi, Pietro Matto, Merlo e a seguire tutti gli altri. Intanto vi posso anticipare che è partito il giro di formazione. Alemine, che è partito come una fionda ed è crashato. Invitalo subito, Alessio, se riesci, per dargli l'opportunità di rientrare. Chi è crashato qua? Alemine, subito. Sì, proviamo a dargli l'invito, a vedere se si bugga, visto che siamo nel giro di formazione e visto che comunque è presto, sono le 10:15, proviamo a invitare. Intanto ringraziamo Emanuele De Santis per essere iscritto al canale, grazie mille. Siamo 32 ragazzi, siamo pronti per vedere questo spettacolo. Speriamo di recuperare uno dei protagonisti, ovvero il poleman di oggi, che è Alemine 123. Speriamo riesca ad entrare. Peccato veramente per lui essere crashato addirittura nel giro di formazione. Adesso speriamo che entrando nel giro di formazione non si bughi tutto. Questa è una speranza che... è proprio anche un, diciamo, un test, visto che oggi, proprio oggi, hanno sistemato un pochino i server e vediamo se si può tornare ad invitare in gara. Prova a mandargli ancora un altro invito, giusto per essere più tranquilli che gli sia arrivato. Io lo vedo ancora trasparente, quindi lo vedo che è in chattino. Prova a entrare, ti abbiamo mandato l'invito. Se entri subito forse ce la fai. Stiamo provando, perché essendo nel giro di formazione può essere che non si bughi, però rientra subito perché sennò magari si scombussolano diciamo tutti gli orologi di gara. Gli ho mandato un altro paio di inviti. Speriamo che riesca a entrare. Sarebbe un peccato perché ha fatto... Anche perché sarebbe brutto perdere così un poleman della gara. Sì. Guarda, proviamo, vediamo di recuperarlo. Ha scritto ok, quindi sicuramente starà provando a rientrare in sessione. Vediamo se ce la fa in tempo per prendere via la gara. Arriva Rio di Rienza a chiudere lo schieramento e va a posizionarsi.
chiudere il gruppo, sventola la bandiera verde, e intanto alle mine purtroppo salterà la partenza perché sta caricando. Comunque vediamo, si spengono i semafori, parte il bot di Alemine, questo è il solito bug, partono tutti gli altri adesso. Vediamo, parte bene Davidino che è molto aggressivo, va a chiudere su TST Kimi, c'è una Mercedes che va larga, andiamo un po' dietro a vedere come si... è partito molto bene nell'affilato, l'avevi detto, che si porta in terza posizione, grandissima partenza di nell'affilato, attenzione perché anche Matteo Blan tiene quarta posizione, volano dei pezzi da là dietro, i primi tre sono passati praticamente illesi alla prima curva. Vediamo chi ha riportato danni, c'è Cosmi in sesta posizione, sto cercando di capire chi ha danneggiato la propria vettura. LT Line mi sembra a posto, Alexdiga mi è sembrato a posto, adesso questa inquadratura di Bova non è molto semplice capire in questo momento chi ha danno. E attenzione perché c'è dietro un attacco di Qualcun Jin che però poi alza il piede ed esiste, Ario Di Renzo che guadagna già due posizioni, quindi partenza piuttosto pulita. Vediamo se Alemine riesce a recuperare, non è ancora riuscito a recuperare la sua vettura, quindi peccato per lui, è ancora primo al momento, anche se adesso il gruppo pian pianino lo sta risucchiando. Attenzione perché Kimi comunque è on fire, è molto vicino a Davidino, anche Lena è molto vicino, Alemine fa il giro veloce, ma questo è il bot di Alemine, che adesso viene ovviamente subito battuto al passaggio dei piloti. Vediamo se c'è qualche tentativo d'attacco, attenzione perché Davidino arriva al bloccaggio, Kimi arriva un po' lungo, Lena si fa sotto. E Davidino che attenzione, ma è partito con gomma media, quindi fa la strategia inversa rispetto agli altri piloti che sono partiti con la soft. Forse è per questo che è anche un pochino in difficoltà ed è così pressato. Qua non abbiamo ancora parlato di strategie, qual è la strategia più indicata? La più indicata per chi parte nei primi 10 è la soft media, che si fa tranquillo perché comunque in entrambi gli stint non si ha mai un calo vero e proprio né di gomme, di degrado né di prestazioni, quindi i piloti possono essere tranquilli, possono spingere al massimo che non si devono preoccupare delle gomme. Sai perché Kimi lo vedo bello caldo, eh? Invece la strategia, diciamo quella inversa, è quella che sta facendo adesso Davidino, media soft, più che altro sarebbe indicata per chi parte fuori dai 10, però con la qualifica che c'è stata con la pioggia, che ha un po' cambiato le carte in tavola, ha permesso a Davidino di poter attuare questa strategia comunque partendo nei primi. Sì, diciamo che se Davidino riesce comunque a tenerli lì nel primo stint e non gli fa fare il loro ritmo, poi dopo avrà un grosso vantaggio lui con la mescola rossa nel finale di gara. Esatto, questa è proprio la strategia che cercherà di fare Davidino, di imporre il suo ritmo in queste prime tornate. Sì, più che dietro, magari più che imporre il ritmo, riuscire a contenere l'avanzata di piloti con la rossa, che poi sono tanti, perché poi il primo degli altri che ha la media è TST Giuliano, ma che in questo momento si trova in decima posizione, quindi al momento lontano dai sogni di gloria. C'è da dire che un'altra cosa importante, il gruppo è ancora molto molto compatto e da questo giro c'è DRS, quindi praticamente i primi sette hanno tutti DRS ad esclusione di Davidino. E quindi comunque per lui... Omar, ti dico che Alemine ha già recuperato la macchina perché ha segnato il giro più veloce in 98.4. Allora, quindi Alemine fortunatamente è riuscito a recuperare la vettura e non sembra essersi buggata la lobby, io non voglio urlare. Questa è una gran cosa. Intanto è arrivato anche il nostro pagellatore, il professore Eldavo. Buonasera Eldavo, chiede se qualcuno è crashato, solo 14. No, questa sera purtroppo solo 14, diversi assenti, però credo che nelle prossime gare, soprattutto, non so se avete sentito il discorso di Conte, ci saranno presenti molti piloti perché non ci sarà poi molte alternative su quello che farà la sera, quindi cercheremo di tenervi comunque compagnia, soprattutto se siete in una delle quattro regioni battezzate rosse, quindi abbiamo detto cos'è che sono: Lombardia, Calabria, Valle d'Aosta e l'ultima non ricordo, forse la Campania, aiutatemi se siete più sul pezzo di me. Comunque vabbè,
Per chi non lo sapesse, noi stiamo trasmettendo da Codogno, dove tutto è iniziato, non che sia un merito. Sweet Candy 06, grazie mille per esserti iscritto. Step, però tanto alla fine l'orologio lo allineerà quasi sicuramente. Se no faremo un conto a fine gara e Piemonte, grazie Medicerri. A fine gara si farà il conto dell'effettivo vantaggio e si andrà a sommare sul suo tempo di gara e si riuscirà a stabilire la classifica corretta. Non c'è volontà di avvantaggiare nessuno, quanto di dare l'opportunità a tutti di poter correre e divertirsi. Allora, qua il gruppo è veramente veramente compatto, quindi una gara divertente. Siamo 33 ragazzi questa sera, quindi grazie per il sostegno. Vediamo chi sta andando un po' più forte. Ecco, benissimo, ho sbiancato. Qua c'è forse Chimica, ha rotto gli indugi su Davidino, ma è ancora abbastanza vicino per provare un attacco. Comunque Alemine in questo momento ha il giro veloce, 1:28.455. I primi sono tutti appiccicati, hanno tutti lo stesso passo, o se non hanno lo stesso passo, il DRS comunque consente a questi piloti di riuscire a rimanere aggrappati, e quindi credo che molto molto si giocherà anche sul lato strategico. Tanto Alemine, vedi, t'ha sentito Step, ha deciso di alzare il piede e di perdere il vantaggio, quindi praticamente li ha aspettati. Questo probabilmente anche a suo discapito, perché se poi il suo orologio di gara è quasi sicuramente sempre stato così, gli sommerà quei 7 secondi e mezzo, poi perderà parecchie posizioni nel finale, a meno che adesso non ne ha per andarsene e quindi provare a scappare e ad aprire il gap per vincerla, ma deve vincerla veramente con parecchio vantaggio se vuole stare tranquillo, almeno sui 10 secondi. Sì, ma in questo momento Davidino non si risparmierà, soprattutto perché sono adesso passati un po' di giri e la media adesso comincia ad entrare bene in temperatura, perché comunque dalle prove che hanno fatto la media non ha una differenza di prestazioni nel primo stint rispetto alla soft così ampia. Anzi, a parte i primi 3-4 giri, poi diciamo che il guadagno è di circa... Allora, io ti posso dire che Davidino nel primo settore ha guadagnato quasi 4 decimi su Alemine. Alemine ha fatto 28,4, Davidino 28,0. Alemine ha fatto 36,3 nel secondo e Davidino 36,3. Quindi questo giro molto probabilmente si difende un pochino Alemine nell'ultimo settore facendolo fucsia, 24,2. Non è giro veloce, però ha chiuso il giro con 28,698, mentre Davidino 28,763. Quindi attenzione, per chi non lo sapesse, siamo al momento gli unici ad avere il monitor dei tempi. Non è questo il momento, ve lo faccio giusto vedere. Questo è quello, ovviamente, la grafica che utilizzo io per aiutarmi. Adesso non vedete i nomi corretti perché non l'ho configurato. Comunque, attenzione, perché Alex Bova finisce sul libro dei cattivi ed è scivolato in ultima posizione. Forse proprio lui ha danneggiato l'ala nelle fasi iniziali, e quindi gara un po' in salita la sua. Attenzione adesso intanto Alemine, comunque dopo essersi fatto recuperare tutto quel vantaggio che aveva accumulato per via del bug, comunque riesce a mettere di nuovo un secondo e tre fra lui e attenzione da attenzione da perché anche l'altra AS finisce a dover dovrà scontare 3 secondi di penalità, e quindi i sostenitori sicuramente di Matteo Blan non saranno così felici di questa penalità. Medicerri ride sul libro dei cattivi. Io sono curioso di sentire poi cosa dirà Gunther Steiner. Batterà sicuramente i pugni sul tavolo. Tanto Alemine spinge forte perché fa fucsia nel primo settore, 27,7, 36,2 nel secondo settore. Non chiude il giro come giro veloce perché fa 28,4 per poco, per 10 millesimi non è giro veloce. Arriva anche da parte di Lena Filato un fucsia nell'ultimo settore con 24,155. E intanto attenzione Omar, perché qua segnalo forse un errore di Cosmi, perché era nel gruppetto insieme a Matteo, Lena e Kimi, ma adesso è dietro addirittura a Line, quindi non so se ha fatto un errore che è retrocesso adesso in settima posizione. Era esatto, con loro prima. Esatto, hai ragione. È scivolato.
Tanto grazie mille a Crew46, grazie per il sostegno. Vediamo questa battaglia proprio tra Cosmi che riesce a passare line. E attenzione perché dietro c'è anche un sornione Alex Diga che è lì, che come al solito studia l'avversario e cerca di colpirlo nel momento in cui l'avversario è più debole. Guardate come si fa sotto su line. D'altronde Alex Diga, ricordiamo che è recordman di presenze nel TST. Da quando è nato il TST non ha mai saltato una gara e tutta l'esperienza sta per venire fuori adesso, che prova l'attacco, prende la scia sull'hangar straight, si porta all'interno della stow, vediamo se tira la staccata e Alex Diga chiude un suo passo grazie anche alla Power Unit Mercedes, che non, cioè, sicuramente ha molta più cavalleria di quella Alfa. E attenzione perché Line decide di rientrare ai box, non sappiamo se ha l'ala danneggiata, sarà interessante vedere, ma direi di tornare un attimo davanti. Come tempi, Alessio, come stanno girando i piloti? Allora, Alemain è fisso sul 28,5 in questo momento. Poi Davidino con la media sta girando molto bene perché adesso è sul 28 alto, medio basso, quindi comunque sta tenendo 28 molto alto, abbastanza medio o bene. basso? Non ho capito, perché hai detto No, no, 28 alto. 28 alto e 29 basso. Ah, Quindi ok. sta tenendo bene con la media. Poi Kimi lo segue a ruota con anche lui 28 alto, 29 basso. Lena Filato anche lui 28 alto. E Matteo Blan, anche lui sta sul 28 alto 29 basso. I primi 6 stanno su questi tempi, 28 alto Qua c'è una 29 guerra di bassi. nervi Infatti, comunque, qua in infa atto. eh sì, è Perché vero. sono in quattro a giocarsi il podio. E forse la Qua un vittoria singolo anche. errore può risultare determinante. Infatti, l'esempio più lampante adesso è stato il co Cosmi che adesso dista 8 secondi dal gruppetto che è in lotta per il podio. Davidino, nonostante non abbia il DRS, comunque riesce a difendersi bene. Il diritto d'attenzione perché Lena si butta dentro su Kimi che ha fatto una sbavatura alla stove. Ma niente da fare. E niente, comunque è bello questo pacchetto di mischia, io resterei qua. Anche attenzione perché c'è dietro qua il Congima, 2 decimi da Giuliano, si fa vedere Giuliano. Butta dentro con una cattiveria e si riesce a difendere. Ma direi di tornare davanti perché davanti veramente sono uno dentro l'altro. Lena cosa ha rischiato? È arrivato il bloccaggio, forse ne può approfittare Matteo Blan, scoda anche leggermente in trazione. Matteo Blan è un po'... come posso dire, in attesa che davanti forse combinino un pasticcio. Kimi però non sembra intenzionato a portare un attacco a Davidino, anzi sembra quasi più preoccupato di restargli in scia e tenere il passo. Quello un po' L'unico più... che può attaccare in questo momento è Kimi. Gli altri più che altro devono pensare adesso a studiare gli avversari, a stare lì buoni, a gestire carburante, ERS e gomme, perché quando sei in un gruppetto come questo, superare ci vuole proprio un errore, un grosso errore Allora, da c'è da parte del dire pilota che davanti. di questo gruppetto quello messo peggio a livello di ERS è proprio Lena, che forse è quello che è anche un po' più aggressivo proprio nella condotta di gara, nel senso che sta provando il sorpasso, ma adesso è un pochino in crisi di ERS e dovrà tirare un pochino il remo in barca. C'è Kimi che anche lui ci prova, però gli manca il guizzo per riuscire a chiudere il sorpasso. Oh, Bova si ritira, attenzione. Vediamo, Bova si ritira, vediamo se... Ma evidentemente il ritiro volontario è stato. Sì, forse non sappiamo se ha commesso ancora un errore. Dopo partito con la rossa, ha fatto 4 giri col primo stint. Pit, 4 giri con un'altra rossa e poi è arrivato il ritiro per lui. Guarda, attenzione qua, ma perché gli animi sono caldi. C'è Lena che è vicinissimo a Kimi. Potrebbe entrare un attacco, però poi qua in trazione un po' se ne va via. Kimi Kimi è adesso molto però vicino. vicinissimo a Ci Davidino prova. che rompe gli due, ci prova all'interno e passa. Kimi passa, vediamo se arriva la risposta di Davidino. Se Lena comunque proverà in maniera aggressiva a portare anche lui un attacco proprio per non far scappare Kimi, che in questo momento è un suo rivale diretto montando la stessa gomma. Vediamo Davidino, ricordiamo campione in carica della categoria Professional. Quest'anno ha fatto il salto in Simulation. Ricordiamo per chi non lo sapesse, Simulation, unica categoria in Italia dove i piloti non utilizzano alcun aiuto alla guida, non è consentita la traiettoria, non è consentita la trazione. Intanto anche Lena Filato prende la prima penalità e quindi attenzione anche in logica finale di gara, queste penalità saranno importanti. Lena è un po' a corto di ERS, infatti si è visto che Davidino il rettilineo ha allungato.
Elena purtroppo lo vedo tra quelli che lo vedo quello più impiccato, diciamo, tra i piloti del gruppetto, Attenzione perché perché Kimi ai box. È strana intanto questa Kimi box. scelta. Forse un po' presto, no? No, è perfettamente in linea con la strategia impostata dal gioco anche. Ah, Ha fatto ok. bene. Quindi. Ah sì, ha rotto gli indugi perché adesso deve rientrare, deve cercare di spingere perché poi Davidino monterà la soft e sarà molto veloce. Perché adesso, anche adesso che ha la media sta tenendo bene, ha soltanto 4 secondi di ritardo dalle mine che è ancora in pista con la soft. Tanto vediamo se Elena ce la fa a sopravanzare Davidino. Adesso attenzione perché Diga, nonostante la sua esperienza, finisce anche lui sul libro dei cattivi. Michael Masi lo sanziona, 3 secondi di penalità per lui. Elena è molto forte in staccata. La Williams sembra piuttosto ben bilanciata. Perde forse un qualcosina in trazione. Forse anche perché arriva forse troppo sotto nella staccata. Stacca troppo Io profondo. però ti voglio vedere che lo pubblichi poi il libro dei cattivi, eh. Il libro dei cattivi lo pubblicheremo fine stagione in vendita sul nostro sito. Esatto. Il libro dei cattivi. Allora, tanto Mehdi Cherry esalta la mossa di Kimi dicendo: Bravo Kimi, vai che vai ai box, giusto così, bravo, momento perfetto. Cheat. Adesso voglio vedere se poi esce una virtual ed entrano tutti e Kimi viene. Lena è in grande crisi con l'ERS, addirittura aveva l'8% in rettilineo, Attenzione rientra anche perché lui ha adesso. fatto un giro in più, anche Alemà sta tirando lunga questa gomma, Alemà in gran gara perché è riuscito comunque a portare il suo vantaggio quasi a 4 secondi e nonostante tutto sta continuando a guadagnare su Davidino. Quindi anche grande gestione di gomma. Diamo Alemà ai box, io direi di seguire Kimi che però rientra nel traffico, si sbarazza subito così di Michael Kendall utilizzando tutta la cavalleria a disposizione della Power Elite Mercedes. Adesso però si trova il traffico di TST Giuliano. Andiamo con Lena che ha già effettuato il pit stop. Pit lane molto lenta qua a Silverstone. Si perde veramente tantissimo tempo. Vediamo Kimi. Kimi ora sul traguardo. Lena toglie adesso il limitatore. Vediamo Kimi curva 1. Dovrebbe essere abbondantemente davanti. E infatti così è. Attenzione perché Lena entra in bagarre con Mark e Kendall. E quindi attenzione anche attenzione che davanti Perderà Kimi. un po' di tempo qua, Kimi prova Kimi. all'esterno, viene un pochino accompagnato da Giuliano che sta facendo la sua gara. Tiene duro all'esterno. Gran Però adesso sorpasso di alza un po' il Kimi. piede e lo fa passare. Intanto arriva un Adesso anche Elena disturbatore. non ha filato subito che rompe gli indugi su Market Candle, che sa che non deve perdere tempo contro Kimi, che con questa gara è molto veloce. Attenzione perché Diga, Sornione, si porta in quarta posizione. Anche Cosmi, nonostante l'errore, al momento è a podio. Ma la sfida è tutta davanti tra Davidino e Alemán. Alemán deve provare ad allungare il più possibile e ce l'ha fatta. Molto corretto il pilota di Codogno che ha aspettato Davidino. Attenzione alle mani che entra in box in questo giro. L'ha veramente portata molto per tanti giri questa gomma soft, quindi complimenti a lui perché comunque ha avuto un Ha ritmo tenuto un buon ritmo costante. perché comunque Davidino non ha mai guadagnato, anzi è Sì, ha continuato riuscito. a guadagnare costantemente e sì, è riuscito a riportare il vantaggio quasi quanto ce l'aveva nei primi 2 o 3 giri di gara. Tanto Matteo Blan, Ah, altra intanto Matteo penalità e Blan. questo sicuramente andrà un pochino ad impattare sulla sua gara. Allora, io vi vorrei ricordiamo un attimo le penalità. Penalità in questo momento ce l'ha Lena Filato che ha 3 secondi di penalità. Poi Market Candle ha 3 secondi di penalità. Poi AT01 dovrebbe essere un Alfa Tauri che però un settimo, vabbè, una Force India me lo dà. Vediamo se no, c'è qualcosa che non va nel mio monitor dei tempi. Comunque vedo 1, 2, 3, 3 piloti con 6 secondi di penalità. Attenzione perché anche Merlo non si è ancora fermato. Ricordiamo che sta correndo molto dolorante alla spalla, stringe i denti, vuole provare a portare a casa dei punti per la Racing Point. Mentre davanti riprende la battaglia e Alex Bova abbandona in questo momento la sessione. La lobby che non si bugga, mai vista una stabilità così prolungata in una sessione di gioco. Non voglio buffare nessuno. Allora, Alemán è rientrato a 23 secondi e 7 da Davidino. Adesso con gomma nuova avrà l'opportunità di recuperare qualcosina.
Tanto molto blando, tanto bloccato nel traffico tra la rotta Oltre. tra Market Candle e Giuliano, infatti non riesce a passare. Deve stare attento. Arriva lunghissimo Giuliano. Vediamo se Marco Candle prova l'incrocio. E Blan si trova. Tanta attenzione. Lena, giro veloce. Lena ha Si filato butta all'attacco di perché Kimi. ha riguadagnato tutto quello che aveva perso Ecco. su Kimi, sì, da Kimi dopo il pit stop. Gran passo da parte di Lena, infatti avevo detto anche in qualifica Omar. L'avevi detto prima della gara, Lena, su questa Vedi? pista. È in forma, l'ho visto bene, e infatti l'occhio di Kowalski non mente. Vedi? Beh, quando uno cioè, ha i numeri, ha l'occhio anche lungo. Infatti, Lena sta facendo una gran gara questa sera. Sarà contento un suo amico che lo tifa sempre. E non ricordo il nome. Se ci sei, scrivici nel chattino se sei soddisfatto per questa prestazione di Lena. Forse salvo Sicilia, forse qualcosa del genere, però non vorrei dire una sciocchezza, eh. Chiedo Sì, è scusa un solo. suo amico che lo tifa Tanto molto. attenzione perché dietro Giuliano con Diga, e Diga guadagna ancora una posizione, ha già fatto il pit, quindi attenzione perché Diga punti. Restiamo davanti perché Alemán ha guadagnato un altro secondo su Davidino. Davidino no, non particolarmente brillante con questa mescola, però Tanta lenina, sicuramente attenzione. a breve potrà, tra virgolette, avere la sua opportunità montando la rossa e potrà dettare il suo ritmo, quindi vedremo una gara sicuramente all'attacco e all'arrembaggio. L'unica cosa, deve stare attento a provare ad uscire davanti a Lena e Kimi che sono in lotta, quindi di solito il tempo per il pit stop in questo tracciato dovrebbe essere all'incirca sui 28 secondi, 29 secondi, quindi è molto al limite. Deve riuscire a trovare ancora un secondino, Davidino. Io credo che questo giro potrebbe essere quello buono. Magari. Questo per Davidino è il momento chiave della gara perché deve spingere in questi giri che è da solo con la media per cercare di perdere il meno possibile dalle manche. In questo momento però ha fatto il giro veloce, molto più veloce di tutti gli altri, Alimino box, un box, 57,6 box. comunque box per Davidino. Intanto Lena e Kimi si stanno dando fastidio. Sarà molto molto tirata qua la pit lane, è lunghissima e il limite di velocità è veramente veramente basso, 60 km orari. Tanto Lena esce molto vicino a Kimi, vediamo se alla fine del rettilineo tenta l'attacco. Si No, fa alza il piede. vedere, manovra di disturbo, Kimi. Lena va Però molto qua ancora interno. Lena. Non ha preso avvertimento per poco. Elena ancora un po' in crisi con. Adesso è Aia, arrivato eccolo però. qua, Un penalità. po' troppo aggressivo. Purtroppo lo vedo un po' comunque impiccato, infatti sta cercando anche di dare un po' di più di quanto sta dando, Attenzione quanto perché Davidino esce dà di adesso. solito. Vediamo Davidino, Esce proprio alle dietro Alemán. spalle. Vedete il timing era corretto. Oh Lena, 28. però minchia che rischia di girarsi Lena. Davidino ha rischiato tantissimo. Si è trovato Lena fermo. Ha tirato una frenatona alla Sainz su Albon a Imola. Mamma Quanti ne ha mia visto la Lena gara? fila. Attenzione, Davidino si Avevo butta detto che era un subito po' dentro. impiccato, vediamo, prova subito l'attacco Vediamo. su Lena che però si difende Prova a molto bene difendersi. all'esterno. Vediamo qua Davidino Davidino dovrebbe avere all'esterno molto più come su Max grip. con Kimi e ce la fa. Ha molto più grip. Adesso ha una rossa nuova. Però in questo, tutto questo chi si avvantaggia è sicuramente Alemán, che ha un vantaggio in questo momento importante. E adesso Davidino dovrà far prendere e passare Kimi. Recap penalità. Allora, penalità Alemán pulitissimo. Kimi pulito e Davidino pulito. Lena ha 6 secondi di penalità. Matteo Blana ha 6 secondi di penalità. Poi c'è Cosmi che è pulito. Market Candle che è pulito. Poi vediamo, l'ottavo è Alex Diga che dovrebbe avere 3 secondi di penalità, il nono che è Line pulito, poi c'è il decimo e l'ultimo pilota punti che è Ario Di Renzo, in questo momento ha 9 secondi di penalità. Ricordo per chi non lo sapesse che domani sera grandissima gara di Assetto Corsa competizione Gran Premio d'Italia sul tracciato di Monza, tanti piloti dalle prove, da quello che si vocifera. Diciamo nel gruppo sono molto vicini nelle prestazioni, quindi ci aspetta una qualifica di 20 minuti molto molto tirata e soprattutto una gara intensa. Quindi
Quindi se vi piace appunto vedere anche lo spettacolo a ruote coperte, non dimenticate domani sera 21.30 canale TSTF1 Racing al commento Matteo Blan con il debuttante, diciamo così, Alex Bova, per una live tutta da seguire, da non perdere. Torniamo però adesso in live, perché Davidino adesso ha agganciato Kimi dietro piloti piuttosto distanziati, tranne Cosmi, che a breve potrà avere l'opportunità di attaccare Matteo Blammare. Andiamo con Davidino, che adesso avrà molta più performance, gomma nuova e più soffice. Vediamo se Kimi gli vende cara la pelle o si fa da parte. No, proprio passo facile, non... lo fa anche passare, perché sì, sa che ne ha molto di più con questa gomma nuova. Sì, probabilmente Kimi probabilmente sta facendo gara più su Lena, e chissà, magari ha deciso di farlo passare per provare ad agganciarsi. Adesso Davidino inizia la sua gara di qualifica, praticamente deve guadagnare un secondo al giro se vuole avere l'opportunità di avere appunto una chance concreta di sorpasso. Poco più di 8 giri, sì, a 7 secondi. Tanto Davidino, giro veloce, 1:27 e 2, anche se Alemain in questo giro ha fatto 1:27.630, quindi attenzione, non male il passo di Alemain. Deve sicuramente aumentare il suo ritmo e la sua progressione Davidino se vuole quantomeno provare a dare fastidio ad Alemain. Forse nel primo settore per Davidino, 3 decimi. Sta migliorando, quindi sta già cominciando a spingere per andare a prendere Alemain. Qua un po' rischia in accelerazione. E comunque ti segnalo che c'è anche la battaglia per il quinto posto tra Matteo Blan e Cosmi. Che Matteo Blan è stato molto sfortunato perché ha perso tantissimo tempo con quella battaglia che c'è stata tra Giuliano e Market Candle. E adesso si ritrova Cosmi attaccato al suo posteriore. Sì, poi c'è anche da dire un altro problema per Matteo Blan sono le numerose penalità che ha accumulato. Quelle a fine gara dovrà sicuramente andarle a scontare e incideranno non poco sulla sua gara, perché al momento, se non ricordo male, ha un qualcosa come 6 secondi. E quindi deve stare... Mentre Cosmi è pulito. Ha due tagli, che comunque ha rischio anche lui. Eh sì, quindi sicuramente gara difficile, diciamo così. Intanto attenzione, perché Lena forse anche lui piccolo errore, ha perso un secondo e due su da Kimi. Un secondo e due ha perso su Kimi, non so, avrà fatto qualche sbavatura. Purtroppo abbiamo visto prima che in alcuni tratti lui era molto impiccato per cercare di stare sul passo di Kimi e di Davidino. Purtroppo questo tanto probabilmente Motorsport, l'ha portato a fare qualche errore. Motorsport My Life chiede se Market Candle deve fare il pit. Sì, esattamente, deve ancora pittare. Vediamo che Alemain, vediamo come arriva il secondo settore. Più o meno è a martello, sta comunque facendo un bel passo, Alemain, anche perché fa fucsia nel secondo settore, 35.742. Davidino sì, ha perso tempo, un decimo mi pare, sì. No, ha perso di più, ha fatto 36.063, 3 decimi persi nel secondo settore, quindi Alemain ha fatto l'ultimo giro, aveva fatto 28.225, adesso fa un 28.0. Davidino aveva fatto 27.8. Quindi attenzione, perché Davidino deve sicuramente, se vuole quantomeno provare a dargli fastidio, deve aumentare un po' il suo passo, anche perché in questo giro Alemain gli risponde e guadagna 2 decimi. E quindi ogni giro in cui Davidino non riesce a guadagnare, la vittoria fa sempre più un passo nella direzione di Alemain. Tanto Market Candle, penalità, che è in settima posizione. Sì, però qua in primo settore ha perso un altro decimo Davidino, quindi mi sa che la sua scelta purtroppo sarà, si rivelerà scadente, perché non, sta facendo fatica a guadagnare, quindi non lo so. Al momento la vittoria è nelle mani di Alemain, perché comunque sta tenendo un passo veramente molto 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 buono e sta tenendo testa a Davidino, che ha la gomma soft nuova, quindi non lo so. Penso che se Davidino avrà anche un calo negli ultimi giri,
alle mine, quindi non, dovrà semplicemente gestire il vantaggio o pensare a portare a casa la macchina. Intanto, comunque, sottolineo una grande gara veramente di Kimi, perché è partito in qualifica e ha mancato la pole, ma comunque ha centrato veramente un ottimo terzo posto e ancora adesso in gara sta tenendo veramente molto bene. In questo momento è in zona podio con 2 secondi di vantaggio, anzi 3 secondi di vantaggio su Lena, quindi veramente bella bella gara da parte di TS7 Kimi. Tra l'altro Kimi, autore di una gran qualifica, ha rischiato davvero di andare vicino alla pole position. Poi forse non sappiamo se la pista negli ultimi istanti è migliorata, perché abbiamo visto proprio i piloti uno dopo l'altro migliorarsi sul traguardo, e questo forse anche perché la pista un pochino ha dato un po' più di grip, e quindi il vantaggio più grosso l'ha avuto Alemán, che è stato tra gli ultimi a tagliare il traguardo, senza nulla togliere ovviamente la sua prestazione. Comunque adesso Davidino siamo abbastanza congelati, se non per la battaglia per il quinto posto tra Matteo Blan e Cosmi e per il nono posto tra Ario Di Rienzo e Merlo 984. Tanto ringraziamo Mario Pio 1109 per essersi iscritto. Grazie, benvenuto. Siamo addirittura d'arrivo, 21 giri di 26, Alemán che detta il passo. Ricordiamo, ha avuto la sfortuna di crashare nella partenza, il suo bot è partito prima, ha guadagnato 7 secondi molto correttamente, ha rallentato, ha aspettato il gruppo, ha riallungato e sta facendo una gara pazzesca, quindi veramente chapeau da togliersi il cappello questa sera. Alemán sta diventando sempre più un pilota veloce e concreto, e credo che questo sia molto frutto del suo allenamento. Sì, sta tenendo ancora un bel passo, adesso è tranquillo sul 28 basso e Sì, comunque 28 e 1, continua a Davidino guadagna, tenere un vantaggio di guadagna. quasi 7 secondi su Davidino, che con questa gomma purtroppo è destinato a non, sì, non guadagnare più niente, quindi Attenzione penso perché che. Kimi non è così lontano da Davidino e non ha penalità. Potrebbe, nel caso in cui Davidino dovesse avere un piccolo crollo, potrebbe addirittura pensare di rientrare. È difficile, però intanto adesso Kimi nel primo settore fa un 27,8 e guadagna 2,5 decimi su Davidino. Quindi attenzione, perché la gara potrebbe. Intanto crollo di Lena, perché comunque ha perso un altro secondo questi giri successivi e si sta facendo guadagnare da Matteo Blan e Cosmi, e quindi si potrebbe aprire per gli ultimi giri una battaglia Lena deve intercetto stare per il quarto posto. molto attento a non tanto a Blanca. Pari penalità, quindi con lui si gioca la posizione in pista, ma deve stare attento a Cosmi, perché se vuole provare a mantenere la posizione su Cosmi deve portare il vantaggio su Cosmi oltre i 6 secondi, perché Cosmi non ha penalità e lui ne ha 6. In questo Al punto momento che adesso sia Cosmi che Matteo Blan stanno guadagnando su Lena, che il vantaggio di Lena prima era di 4,5, adesso è sceso a 4,1, quindi è un po' in difficoltà in questa parte di gara Lena, eh sì, quindi deve stare attento. peccato Attenzione, per ti vorrei segnalare che il passo di Line con la Arda addirittura è buono perché comunque ha riguadagnato e sta andando ad insidiare Alex Diga. Allora, Line ha girato l'ultimo giro, ha fatto il suo miglior giro personale, ha fatto 1,29,183 contro Alex Diga che ha fatto 29,7, quindi in questo frangente è più veloce. Tra l'altro è strano però la. Oh, attenzione, bandiera gialla nel settore 2. Vediamo, forse TST No. Giuliano. Bandiera verde, forse sì, l'ha persa lui. Ah sì, l'ha persa, infatti adesso può passare i primi. La Renault di Alemanno può passare. E intanto mi sa l'errore di Ario Di Rienzo perché era un secondo da Merlo e adesso a 5. Attenzione, Merlo gara veramente Molto buono. importante, sì, perché ha punti nonostante la spalla dolorante. Attenzione perché Davidino però ci sta provando, eh. No, scusate, mi ho sbagliato a leggere la riga dei monitor dei tempi. Scusate, errore mio. Ottima gara Alemán di si sta difendendo Merlo. bene. Adesso hanno girato entrambi i piloti sul 28,3, leggermente più veloce di loro è stato Kimi con 28,2, Sì, però adesso Alemain ha
Allora, la vittoria in tasca, devi pensare soltanto a portarla a casa la macchina perché Davidino già faceva fatica ai primi giri a guadagnare, adesso addirittura ha perso un paio di decimi ancora, quindi niente. Alemany veramente giù il cappello per lui perché questa gara ha mostrato un passo che Davidino, che comunque sembrava tenere bene con la media del Attenzione primo stint, perché, purtroppo con la soft non ha saputo sostenere. dalle retrovie arriva un fucsia di Merlo, così 27,5 nel primo settore. Vediamo come chiude il giro, vediamo se va e prova il giro veloce, anche se non credo, no, 28, però fa il suo giro, miglior Però giro 28 e personale, 6. Ottimo 28,6, gran tempo, passo. dopo aver fatto un primo settore fucsia. Forse E tutto anche questo comunque con la spalla. Una spalla. Ah, ecco qua. Ecco. chi? Errore di Merlo. Merlo, proprio di Merlo che adesso l'ha sbinnata in Ah, uscita attenzione, di curva perde. 3. E purtroppo si è fatto passare da. Ario di Lenzi deve stare attento a Market Candle che è in uscita a gomma soft nuova e purtroppo riesce a passarlo. Peccato. Forse attenzione perché Mark Kendall è forse riuscito a prendere anche. Oh, altra penalità per Oh, Lena. Lena ha filato ancora Elena con penalità. questa penalità dice addio alla. Condannato purtroppo al sesto posto. Attenzione, Lena che ha perso ancora tantissimo. Aveva 4 secondi che vantaggio che è sceso a 2-2. Deve stare molto attento Lena. Comunque. Difficoltà, difficoltà per lui. Intanto alle mine ancora. A 8 secondi aumenta il vantaggio su Davidino, veramente molto bravo. Sì, Valimine. Quest'anno ha iniziato il campionato con un'altra marcia. Quindi. Intanto attenzione, ti segnalo che Line ha superato Alex Diga, che comunque non molla, è ancora lì a 2 decimi. Sarà battaglia fino alla fine tra loro due. Attenzione perché siamo penultimo giro, intanto Oh, penalità per Merlo. Merlo. Vediamo Market Candle che penalità. No. Ah, Market Candle che ha 5 secondi di penalità. Forse. Sì, durante la sosta ai box. Oh, che ha preso forse un tratto di pista. E più un'altra penalità. Quindi Merlo può ancora aspirare ai punti perché Market Candle ha in Allora, totale 8 secondi. io però vedo Market Candle con 3 secondi e Merlo con 6. Io non so però se tu vedi che Market Candle ha No, però preso io non vedo anche. i 5 secondi, non li vedo nel mio. Attenzione Io li vedo al perché giro 19 li ha presi, i 5 secondi Alemain Market l'ultimo Candle. giro ha provato ad andare anche per il giro veloce, ha fatto 1:27.487. Non inquadrato, ci ha provato, non è stato sufficiente per battere il 27.277 di Davidino. Ormai Alemain ha tutto sotto controllo nell'ultimo giro. Attenzione Fa. adesso, seguiamo la battaglia tra Matteo Blan e Cosmi e anche tra le due Ferrari e Merlo che non ha mollato dopo il testa a coda. Intanto attenzione Market Candle, molto più veloce con la mescola fresca, va all'attacco di Ario di Lienzo e riesce a prendersi la posizione. Tanto Davidino prova a rispondere che fa un 27,7, forse vuole provare a rinforzare il suo giro veloce. Alemain arriva anche il secondo settore. Andiamo. Davidino fucsia nel secondo settore, 35,6, va per il giro veloce, ma al momento non importa perché Alemain è all'ultima curva. Alemain vince il Gran Premio di Gran Bretagna. Seconda posizione per Davidino che fa il giro veloce 1:27.142. Arriva Kimi, grande anche la sua prestazione. Adesso attenzione, Grande gara di Kimi. andiamo dietro perché Matteo Blan ha perso anche la posizione su Cosmi, l'avrebbe comunque persa, ma guadagnano entrambi la posizione su Lena. E attenzione, andiamo anche a seguire la battaglia Elena fra. che perde la quinta posizione per Eh soli 3 sì. Eh decimi. sì. Aia. Attenzione perché Alex Diga non ce la fa a tenere il passo di Lin, Bella gara anche di Line. faranno Bravo. i conti con le penalità, dovrebbero essere a 3 secondi entrambi, vediamo se si confermano sul traguardo, vediamo che Lin taglia adesso il traguardo, vediamo Diga, 28-0, molto buono il giro di Line.
comunque con mescola hard. E quindi posizione cristallizzate. Adesso andiamo a vedere l'ultimo punto. Attenzione perché Merlo in extremis è riuscito a sopravanzare Ario di Rienzo. Vediamo Ario di Rienzo, prova a tirare la staccata. Vediamo, adesso ci sarà da fare il conteggio delle penalità. Market Candle taglia il traguardo in nona posizione. Merlo lo sopravanza. Sopravanzato da Merlo che chiude in una buona nona posizione. Nonostante il dolore alla spalla, comunque veramente ha stretto i denti. Gran bella gara. Il guerriero, pilota del giorno Ario di Rienzo. Vabbè, va bene, prendiamo atto che il gioco ha votato Ario di Rienzo, non capisco la logica, però ne prendiamo atto. Ti chiedo Alessio di intanto invitare i piloti per le interviste, ci godiamo un attimino la festa del podio. Se avete domande per il chattino scrivetele appunto nella chat e a breve le gireremo direttamente ai piloti. Andiamo quindi a ricapitolare la classifica. Alemain in prima posizione, Davidino seconda posizione, vedete, per 8 decimi. Quello che vi dicevo all'inizio, che l'orologio si riallinea alla fine, avete visto che è successo. Quindi nonostante Alemain sia partito prima, e sia partito prima di parecchio tempo, alla fine il gioco gli ha scalati i secondi. Quindi è per quello che, cioè, chapeau a Alemain, perché nonostante ha aspettato il gruppo è riuscita a riguadagnare il vantaggio per vincere in pista, quindi veramente veramente tanti tanti complimenti, un esempio di correttezza quasi imbarazzante, veramente bravissimo. Seconda posizione viene detto Davidino, terzo Kimi, quarto Cosmi, quinto Matteo Blan, sesto Lena Filato, settimo LT Lin, ottavo Alex Diga, nono Merlo e decimo a chiudere la zona punti Merked Candle 97. Ricordiamo che molti tra questi piloti domani sera parteciperanno alla gara sempre ore 21:30, sempre su questo canale di Assetto Corsa Competizione, Gran Premio d'Italia, tracciato di Monza, una gara tutta da vivere, tracciato che sicuramente regalerà gara emozionante e divertente. Intanto iniziano a entrare i piloti per il podio. Ok, manca forse solamente Kimi, non mi è arrivata la notifica. Vabbè, io direi intanto di iniziare. Buonasera ragazzi, ecco intanto che è arrivato anche Kimi. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo con noi i primi tre classificati, in prima posizione alle mine. In prima posizione Alemine, in seconda posizione Davidino, in terza posizione TST Kimi. Iniziamo con Alemine. Buonasera Alemine. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, complimenti, gran gara. Abbiamo una nota positiva che molto probabilmente hanno sistemato anche i server, in quanto tu sei riuscito a rientrare e la stanza non si è buggata, quindi molto bene. Questo dà sicuramente l'opportunità nelle prossime gare di rinvitare chi crasha. Sei stato molto corretto, forse fin troppo a inizio gara, nel senso che il tuo bot è partito prima e c'è stato quel bug, hai comunque aspettato il gruppo e poi sei riuscito ad allungare in modo tale da riuscire comunque a vincere la gara in pista, e questo ovviamente tanto di cappello, ma parlaci della tua gara, ecco, se hai trovato difficoltà, insomma, quali sono state secondo te, cioè, se sei soddisfatto ovviamente del risultato, insomma, a te la parola. Grazie mille, beh, intanto mi sento molto fortunato perché ci sono stato in questo campionato il primo a rientrare in una lobby, e davvero fortuna. Poi sono entrato alla fine del primo giro e mi sono visto con 5 secondi di vantaggio, ho pensato fosse successo qualcosa dietro alla partenza. Poi mi è venuto un dubbio e non so come ho fatto a non schiantarmi, ho aperto la live sul telefono e ho visto la chat e te che dicevi che il mio bot era partito prima. Allora a questo punto mi sono messo appena davanti a Davidino, per essere corretto diciamo, però io non sapevo di questa cosa del riallenamento dei tempi di gara. Quindi poi ho spinto come una gara normale,
E meno male, 8-10 mi ho visto alla fine della classifica. Poi Sì. un'altra nota positiva, la qualifica sotto l'acqua, bellissima pole. Sono davvero contento. Sì, oggi eri in gran palla, comunque la tua curva di apprendimento e miglioramento continuo è in ascesa e visto come stai andando e stai progredendo, sicuramente ti candidi a uno dei papabili, ecco, vincitori del campionato. Come ti senti in questa posizione? Beh, dopo l'addio di Kowalski, assolutamente mi sono caricato, quindi mi sento abbastanza carico per questa possibilità. Ok, poi ti chiedo un'altra cosa, il tuo compagno di squadra, che fine ha fatto? Cioè, vi state allenando insieme? Questa sera aveva un impegno o non l'hai più No, sentito? no, di solito ci alleniamo insieme, però Ok. questa sera aveva un impegno scolastico. Ah, ok. Quindi non è potuto venire. Vabbè, peccato perché Però mi avrebbe. spiace per lui perché secondo me è anche un po' si dice demoralizzato perché due gare crashato, anzi più di due gare crashato, quindi Beh, secondo me anche ha un po' meno voglia, infatti ne ho parlato però e diciamo che quindi se davvero il tuo rientro questa sera, è stato possibile e quindi la stanza letto, questo potrebbe dare il via a una sì. seconda parte di stagione che può offrire magari, ovviamente non con inviti finiti, però può dare l'opportunità a tutti magari di rientrare una volta in lobby e quindi avere l'opportunità quantomeno di insomma, riprovarci, ecco, poi dopo se una cosa non deve andare è inutile Sì, continuare giusto. anche a insistere perché magari poi dopo davvero si bugga lo stesso, però visto che abbiamo notato che i fenomeni di crash sono diminuiti parecchio rispetto a, non so, ad esempio Monaco Professional che c'è stata una moria di piloti, forse sono crashati 6-7 piloti su 18, cioè veramente un sacco di piloti, quasi metà griglia, insomma, sembra che un pochino le cose si siano sistemate, quindi possiamo prendere in considerazione l'opzione di prenderci qualche rischio in più. Quindi prova magari a parlargli, ecco, a motivarlo un attimo. Comunque sì, Sì, lo sicuramente farò. non fa piacere questa cosa. E niente, vabbè, io ti rinnovo i complimenti. Non so se Alessio ha qualche domanda. Grazie mille Nulla, per i complimenti. dominio totale. Bella pole e gran ritmo a gara anche dopo che Davidino ha montato lo soft. Beh, wow, Complimenti. sentirselo dire da Kowalski, grazie mille. Addirittura, wow. Ok. No, No, comunque beh, complimenti. sicuramente sarai uno dei favoriti per la vittoria del campionato. Quindi rimani concentrato, continua così che potrai toglierti ancora, penso, tante soddisfazioni da qua a fine campionato. Bene. Speriamo. Grazie. Dai, passiamo adesso al secondo classificato, Davidino. Buonasera, Davidino. Buonasera, buonasera. È stata una gara che hai impostato in maniera diversa rispetto a tutti gli altri, hai deciso di partire con la media, nonostante fossi in seconda posizione, ma la tua scelta è stata, tra virgolette, voluta per fare un qualcosa di diverso dagli altri, o non lo so, nel senso spiegaci un attimo la tua strategia, se sei soddisfatto del risultato, se potevi fare qualcosa di meglio, se semplicemente oggi Aleman aveva qualcosa in più, insomma, a te la parola. Allora, innanzitutto faccio subito complimenti ad Alemine perché Alemine anche non passo veramente troppo veloce, anche provando una strategia diversa, sapendo che non ne avrei avuto, dato che Gran Bretagna non è mai stata una pista che mi piace, ho detto, boh, proviamo tutti la rossa, proviamo qualcosa di diverso, magari funziona. E niente. Lui ne ha avuto sì, fin da subito di più, appena è entrato ha potuto mettere, diciamo, prendere il controllo del bot, ha subito allungato, cos'erano 5 secondi, 4 secondi e mezzo, 5, 6 se non mi ricordo, l'ha sempre mantenuto lì, poi una volta che era entrato, che ha messo le medie, io qualche giro su quelle medie, cioè avevo le medie da inizio stint, ma ha guadagnato 2 secondi, infatti sono rientrato, ho rimesso le rosse, ero a 8 secondi, che alla fine il distacco con cui me lo sono portato fino alla fine. Non so, magari partendo con le rosse faccio qualcosa di diverso, non lo so, l'ho provata appunto come hai detto te per provare una strategia diversa dagli altri, però non ne avevo per stare dietro. Infatti cioè, ho
fatto una cosa molto corretta, quella di aspettare, rallentare, perché sapevo che il gioco gliel'avrebbe tolto a fine gioco, a fine gara. Anche l'anno scorso succedeva che magari partivi con qualche decimo secondo di vantaggio, poi te li toglieva a fine gara. È riuscito nonostante questo a vincere. E bravo lui, veramente un gran passo. Bravo, bravo. Bene. Grazie. Tu Alessio hai domande per Davidino? Potete provare a rientrare magari un paio di giri dopo per, non so, magari invece di 11 fare 8-9 giri e avere comunque la gomma soft un po' più performante per il finale di gara? Perché comunque la media, cioè, mi sembra che comunque tenesse bene, stai facendo i tuoi migliori parziali proprio gli ultimi giri prima di rientrare. E con il senno di poi avrei potuto, solo che stavo vedendo che loro dietro c'era Kimi, Lena Filata e Lenafilato e Ale che stavano girando forte forte, cioè mi guadagnavano 6-7 decimi, mi sarei rientrato tanto dietro. Infatti ho perso anche 2-3 secondi dietro a Lena, subito uscita Kimi, che magari col senno di poi sarei arrivato a 5 secondi, ma alla fine non ne avrei proprio avuto per andare dietro ad Alemany, zero, non ne avevo. Ho capito, vabbè, comunque dai, complimenti lo stesso, hai fatto comunque una bella gara. Beh, comunque diciamo Grazie. che oggi, vabbè, non hai vinto la battaglia, però insomma, per il campionato sicuramente ci puoi essere anche tu, visto comunque la classifica, al momento sei a 48 punti, bisogna, Alemine ne aveva 51, oggi ti ha guadagnato 6 punti, perché comunque il giro veloce lo hai fatto tu, però vabbè, siete ancora pienamente in lizza per il campionato, considerando che Matteo Blan aveva 60 punti ed oggi è arrivato quarto, insomma, credo che la classifica al vertice si sia parecchio anche accorciata. Insomma, al primo anno da debuttante in simulation, ti aspettavi di poterti giocare il campionato? No, sapendo appunto che poi c'era Kovaski, era già a priori che non potevo giocarmelo. Peccato per gli errori fatti in Austria, 4 giri dalla fine, e a Baku col senno di poi, però vabbè, quelle sono esperienze, sono errori che si fanno, si pagano e si Tanto adesso c'è il porta lockdown, dietro. quindi ci avrai tutto il tempo per allenarti e darti il meglio di te. Esatto, speriamo, dai. Cerchiamo di prenderla sul ridere, ragazzi, perché qua la situazione è seria. Dai, va bene, io ti faccio ancora i complimenti. A questo punto passiamo al terzo classificato che è TST Kimi. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Non ho ancora la grafica aggiornata, hai la tuta dell'Alfa Tauri, però a breve ti vestirai in rosa, magari nel weekend. Allora, hai fatto una grandissima qualifica, sembravi il favorito per la pole position quando non abbiamo capito se la pista nel finale è migliorata un pochino e quindi, tra virgolette, altri hanno azzeccato un pochino di più il timing o semplicemente hanno trovato un po' più performance, quindi questo poi ce lo dirai tu. E poi se sei soddisfatto ovviamente della tua gara, quando sei stato quasi più attento a guardarti le spalle d'Alena che non provare a impensierire Davidino davanti a te, soprattutto nella parte finale di gara. Allora, prima cosa, se mi permetti Omar e Alessio, fucking finally, finalmente, finalmente sono sul podio. Ok. Come non ho capito. Allora, devo dire che a me andava bene sia bagnato che asciutto. Avevo un buon passo sia su uno sia sull'altro. Durante la qualifica, sì, ho sbagliato il timing e ho caricato troppo carburante e la pista è andata a migliorarsi e diciamo che ho perso alcune posizioni. Poi in gara è stata molto buona, molto costante, devo essere sincero. Ho avuto un buon passo sia con le soft sia con le medie. In partenza ho dovuto stare dietro a Davidino perché doveva farmi, diciamo, da traino. Non riuscivo a sorpassarlo e quindi ho detto mi farà da traino comunque al passo, è veloce. E avendo dietro Lena e Matteo Blan, quando Matteo ha fatto l'undercut, ho pensato, I'm fucked up. sono nei cazzi, ecco. E vabbè, quindi dopo si è ritrovato nel traffico Matteo e mi sono fermato subito dopo e nulla.
Lo stavo lottando con Lena e poi vedendo che piano piano un secondo, 2 secondi, 3 secondi ha iniziato a mollare, non so per le penalità o un danno all'ala, non lo so. Comunque mi sono rilassato di più e ho gestito la gara, anche perché non potevo tenere dietro Davidino con la soft nuova, quindi l'ho lasciato passare senza perdere tempo, ecco. That's it. Tu Alessio hai domande per Kimi? Cosa ne hai pensato della rimonta di Giovinazzi a Imola? Tu la devi piantare di farmi certe domande. No, vabbè, a parte gli scherzi. Ma non so, secondo me negli ultimi giri forse avevi qualcosa per provare a insidiare Davidino di nuovo per la seconda posizione. Dovevo Ma gestire. Sono arrivato proprio corto con il carburante. E poi vabbè, però le gomme sono state buone, però devo gestire il carburante. ah, Pensavo immagino avesse che una purtroppo penalità, pensavo avesse nel primo una stint. penalità di... Ah, nel primo stint sì, ne avevo di più, ma non volevo rischiare, cioè siamo sempre nei primi giri di gara e siamo sempre in lotta per il podio, quindi è meglio andare cauti piuttosto che andare lo sprombattuto, ecco. Sì, dai, comunque farsi tirare è stata una buona strategia perché comunque dietro c'era anche Lena che aveva anche lui un bel passo, ti poteva superare da un momento all'altro, ha provato ad attaccare da un momento all'altro, quindi hai fatto comunque bene. Dai, complimenti per il podio, Morgan. Ti ringrazio, ovviamente saluto Mehdi per il tifo e anche Fabio, anche se non ha visto la gara fa niente, e anche complimenti al mio teammate Tese di Merlo che oggi anche con una spalla Sì. dolorante è riuscito a fare punti Sofferente. e ovviamente complimenti al primo e al secondo classificato. Bene, andiamo in chiusura di live. Andiamo a rivedere quelle che sono le posizioni del podio. Quindi abbiamo in prima posizione Alemain, seconda posizione Davidino, terza posizione Kimi. Riproviamo il prossimo appuntamento che è domani sera, ore 21:30, sempre su questo canale. Assetto Corsa Competizione Gran Premio d'Italia sul tracciato di Monza, gara che si preannuncia molto 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 interessante perché ci sono tanti piloti vicini, mentre la prossima settimana si vola in Ungheria, appunto sul circuito Magyarország dell'Hungaroring, una sfida molto diversa da quella di Silverstone. Aspetterà i piloti, attenzione all'incognita meteo che può rappresentare una variabile sul tracciato ungherese. Io direi che possiamo terminare qui la live. Io ringrazio tutti quelli che sono rimasti con noi fino alla fine. Ringrazio i piloti per la bellissima gara. Ringrazio Alessio per la mano al commento e comunque coi consigli tecnici che riesce sempre a regalarci. Ricordiamo che siamo su Instagram, ci trovate come TSTF1 Racing, su YouTube e su Twitch. Su YouTube c'è l'archivio gara del 2016, su Twitch martedì, mercoledì e giovedì ore 21:30 tutte le gare in diretta per non perdere nulla. Grazie mille e una buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao a tutti, Ciao. buonanotte a tutti.